culturali che noi abbiamo fatto da tanto tempo, che torniamo a riprodurre, conciliando sia con il piacere di stare insieme, sia con il piacere di invitare e valorizzare la produzione artistica e culturale. Questa sera abbiamo la presenza di due cari amici, Vincenzo e Massimo, che dopo il momento impegnato della serata ci dovranno distrarre, merito del merito loro, dopo appunto la discussione. Poi vedete affissi alle pareti disegni, immagini di varie persone. Questa raccolta di Zeta poliedrica di Elio Cornale, quelle fotografie sulla sinistra, sulla vostra destra, sono naturalmente di Leone. Poi da quella parte c'è un'esposizione di immagini della vecchia Vittoria e infine nell'ultima stanza troverete, purtroppo emarginate perché sono arrivate per ultime ma sono altrettanto valide, alcune rappresentazioni di Carmelo Capobianco. Salutiamo il professore Luciano Nicastro che ci introdurrà al tema di questa sera e l'assessore Tasca appunto al comune per i problemi della gioventù. Io vorrei chiedere una cortesia, non soltanto quella, come dire, di inaugurare insieme in questo momento importante, anche nella storia, nella piccola storia o nella micro storia di Ragusa. Allora, sesto congresso regionale dei cuochi siciliani, abbiamo con noi il delegato provinciale, il signor Saretto Sortino, al quale domandiamo lo scopo di questa iniziativa. Beh, lo scopo è che abbiamo aperto appunto i lavori e abbiamo scelto la nostra sede, la sede di Ragusa, per valorizzare la cucina della contea, la cucina della nostra provincia, che è una delle cucine più ricche della nostra regione. Ecco, è un momento di rilancio della gastronomia come elemento trainante del richiamo turistico per la nostra provincia. Abbiamo con noi il signor Dell'Olio, che è il segretario regionale per quanto riguarda la Federazione Italiana Cuochi. Ma io, innanzitutto, noi continuiamo a sostenere che non si può fare turismo senza un particolare richiamo a quella che è la gastronomia regionale siciliana. Noi in questo abbiamo svolto un programma molto attivo perché abbiamo portato la cucina siciliana in tutta l'Europa e anche oltre oceano. Abbiamo avuto delle manifestazioni a Los Angeles, l'abbiamo avuto a New York e addirittura negli Emirati Arabi. Rimbalzo di Derba che offre la palla a Aldo Schembri, il quale va avanti e la ridà a Gaetano Derba. Vincenzo Ignaccolo va al tiro da tre punti, un po' scoordinato, infatti non realizza il rimbalzo di Vaccino. Cari ascoltatori, ci risentiamo per la telecronaca del secondo tempo dell'incontro di pallacanestro maschile che vede in campo la Fortitudo Ragusa contro il Gad Etna. Fortitudo seconda in classifica 16 punti, Gad Etna primo con 18 punti. La squadra ragusana ha chiuso il primo tempo in vantaggio di 2 punti, conduce infatti per 44-42. Bene, ci troviamo al villaggio Camarina Multiproprietà in occasione del seminario organizzato dall'assessorato alla pubblica istruzione, dal provveditorato agli studi di Ragusa. Seminario dal tema La pace si impara. E qui con noi l'assessore alla pubblica istruzione, il professor Saro Di Grande, a quale chiediamo qual è appunto il significato di questa iniziativa. L'assessorato alla pubblica istruzione dell'amministrazione provinciale ha inteso organizzare questo seminario perché si è reso conto che c'è nel mondo della scuola una esigenza diffusa di approfondimento della tematica della pace, della necessità di una applicazione di questa tematica sul piano operativo, sul piano didattico, nei vari ordini di scuola. Benissimo, con noi l'aiuto di Ninni Gebbia e Antonio Bocchino. Dopo la vittoria di ieri a Palmi nel campionato di B2, la Virtus ha aperto molte speranze, molte più speranze di prima, per la vittoria finale del campionato di B2 e l'accesso dunque a NB1. È stato un primo tempo abbastanza brutto, soprattutto parte del primo tempo, quando la formazione calabrese ha avuto un vantaggio che si oscillava sui 10 punti, credo.
Poi c'è stato questo ritorno nel secondo tempo, forse con il cambiamento della difesa, vero? Ma innanzitutto io non direi che è stato un brutto primo tempo, perché noi abbiamo giocato discretamente, solo che non riuscivamo a contenere loro in attacco. Poi abbiamo cambiato difesa, abbiamo aggiustato un pochettino le cose e abbiamo fatto un secondo tempo degno della nostra vera forza. La formazione di Palmi forse nel primo tempo ha sfruttato le condizioni agonistiche del tifo, ha sfruttato questo fattore appunto del tifo, c'erano tante persone, poi è crollata nel secondo tempo perché non ce la faceva. Ma sicuramente le condizioni ambientali all'inizio erano favorevoli a loro. Poi pian pianino, nonostante che noi abbiamo subito un break nel primo tempo, con Peppe che si carico di tre falli, siamo riusciti ad equilibrare con un ottimo secondo tempo il break che abbiamo subito. Però io direi che loro, secondo me, più di quello che hanno fatto non potevano fare, perché hanno giocato al meglio. E noi abbiamo fatto una partita buonissima sotto ogni punto di vista e alla fine è prevalsa la squadra che gioca meglio a pallacanestro. Che cosa è successo nell'intervallo tra il primo e il secondo tempo? La Virtus è partita sparata nel secondo parziale, portandosi dal 40 a 46 al 50 a 48. Praticamente non è successo niente, perché la squadra era convinta dei propri mezzi e aveva fatto un discreto, ripeto, un primo tempo. Solo bisognava mettere a posto qualche cosettina in difesa e, aumentando l'aggressività con una difesa asfissiante prima su Santoro ad opera di Enrico Fessi e con un'ottima prestazione da parte dei lunghi in fase difensiva, siamo riusciti a bloccare loro bocche da fuoco, così siamo riusciti a sviluppare il nostro gioco. Noi siamo l'ala pivot Freddy Passarelli. Ieri finalmente i lunghi hanno giocato una ottima prestazione con Stelluti, autore di 20 punti, Pascolo 15 e con Passarelli che ha giocato abbastanza bene, anche se non ha giocato fin dall'inizio. Ma devo dire che i lunghi, bene o male, dall'inizio del campionato non sono... In poche partite sono mancate, perché generalmente il nostro apporto l'abbiamo sempre dato, perché non è vero che quest'anno solo le guardie hanno dato il loro apporto, mentre, come si dice, noi lunghi a volte latitiamo. E dobbiamo dire che il nostro obiettivo era molto più importante rispetto a quello dell'Ascoli, per cui ci siamo comportate molto decise e siamo entrate in punto in campo per vincere, perché era la partita più importante, diciamo. Quindi appunto con questa decisione siamo riuscite a finire la partita in 3-7, che era molto importante vincere 3-0, perché alla fine poi dei playoff i punti saranno molto importanti, dei 7 e dei vari punteggi. Quindi appunto la partita di sabato è stata un po' il risultato di un allenamento buono durante la settimana e di conseguenza appunto il risultato si vede poi in partita. Il programma che vedrete adesso su Telenova, come la gran parte dei programmi che facciamo, è una produzione locale, un programma fatto appunto, realizzato sulla base di iniziative che si svolgono nella città di Ragusa. Quella che vi proponiamo stasera è una iniziativa originale per la città, si potrebbe definire come il primo musical ibleo. In pratica, e ne parlerà molto meglio di questo programma chi ha promosso questa iniziativa, ovvero il maestro di pianoforte Giorgio Adamo, che è qui con me, e appunto ve ne parlerà di questa realizzazione lui stesso, prima di presentarvelo direttamente. Il protagonista si chiama Cassarà, e questo protagonista, come vedrete nella storia, verrà da me, attraverso questa poesia, reintegrato e giustificato, sia di fronte a Dio che alla società. Perché la società del tempo l'aveva condannato, ma adesso che sono passati 200 anni, si potrebbe anche assolvere.